due volte che mi guardi male, sono già due ore che sto fermo qua, tutto lavoro io ci ho già guardato, e adesso provo col tutto città, in un indirizzo e una ragione nuova, ma la mia vita è in stato di abbandono, e per regalo occasione buona è un motorino visto che ci sono sì che cosa te ne fai di tutto quello che hai imparato che cosa te ne fai di quello che sei diventato Se non guadagno cosa faccio? Rubo? Io prima o poi ci provo per davvero. E ci si stanca, sai, non fare un tubo. E sono in astinenza da lavoro. E non è vero che non ci ho provato. E non è vero che ci ho preso gusto lavoro io ci ho già guardato ma forse non è quello il posto giusto sì che cosa te ne fai di tutto quello che hai imparato non ti agitare dai per quello che sei Buonasera, ben arrivati alla terza serata di, del punto di vista della virgola. Grazie a Enrico Farnedi. Cosa ci ha eh. eseguito? Questa sera è una canzone che si chiamava Informa Giovani. Eh, e eh, eh, la tuo... scelta per? La scelta è perché fa... è una canzone che appartiene al mio passato di universitario, che è un passato durato tantissimo. <ride> no, perché ho fatto diverse... È stato molto presente. Molto ben presente, sì, infatti. <ride> um, il mio ultimo titolo di studio risale pochi anni fa. E... Um, è, è, è una canzone in un periodo in cui studiare mi sembrava una cosa complicata e soprattutto la parte burocratica mi, mi, mi intimoriva molto. E l'Informa Giovani era uno scoglio abbastanza... Quando io ero giovane, adesso non... non se entro l'Informa Giovani lo faccio solo per chiedere se posso andare in bagno, non, non per motivi di, di, <ride> per cui è stato costruito. Comunque sì, volevo parlare della cultura, della mia, della mia visione della cultura di quando avevo 21 anni. Cultura che è il tema di questa terza serata, cultura femminile. Femminile plurale, ovviamente. Eh, cultura che è un tema impegnativo sempre, ma in particolare quando lo si affronta cercando di capire quale sia il rapporto tra la cultura e il femminile, eh, eh, e che, che tipo di rapporto la cultura intrattiene con le donne. Che è un rapporto sempre un po' complicato. Figuriamoci quando queste donne si muovono tra più culture, come nel caso che vediamo adesso, ma sei più italiana. O sei più pakistana? Quante volte me lo hanno chiesto e quante volte non ho saputo rispondere? Anche perché da cosa avrei dovuto capirlo? Dalla tonalità di scuro della mia pelle? Pakistana? Dal mio grado di sopportazione del piccante? Italiana? Dal mio amore per la cipolla? quello per il parmigiano, molto buono. Se avessi risposto italiana mi sarei sentita di tradire la mia famiglia e tutte le stati più belle della mia infanzia, ma se invece avessi risposto pakistana non sarebbe comunque stato del tutto vero. Ma quello che veramente non capivo allora e che continuo a non capire oggi è se non me lo avessero chiesto io mi sarei mai posta la domanda. Non credo e non credo che sarei stata più italiana o più pakistana, credo che sarei stata appunto, sarei stata più me. Non mi sarei ritrovata ad analizzare le mie abitudini, i miei discutibilissimi gusti musicali o i peli sulle mie braccia. Che poi cos'è che definisce la nostra cultura? Sono i libri che leggiamo? La società in cui cresciamo? La realtà nelle quattro mura di casa? È la lingua che parliamo o quella in cui sogniamo? cultura è sapere o essere ci arricchisce o ci condiziona distrugge i nostri pregiudizi o li costruisce forse sta a noi deciderlo E la giornalista Italo Pakistana Sabika Sahapovia che avete ormai imparato a conoscere che sarà con noi anche domani la domanda la pone con chiarezza cultura è sapere o o essere. Aggiungo è essere o poter essere qualcosa qualcuno. È una domanda che, che vi rilanciamo e che potete eh, su cui potete esercitarvi anche con le vostre domande attraverso le dirette su YouTube e sulla pagina Facebook ed è l, l, il punto da cui prenderemo le mosse con la prima ospite eh, di questa serata che è la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Ben arrivata Ministra, buonasera. Buonasera. Eccoci buonasera. qui. La sento un po' bassa, chiedo solo un secondo alla regia se si può alzare il, il volume dell'audio della ministra. Mi sente? Lei mi sente bene? Io sì. Perfetto, e... adesso la sento meglio anch'io. Allora, eh, ministra, è un periodo in cui eh, diciamo, le tematiche legate alla, alle disparità di, ai temi di genere eh, e alle conseguenze sociali delle disparità di genere... Sono diciamo, temi caldi, temi di cui si discute spesso, non sempre nel modo giusto, magari, però si, 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 si ambiscono spesso. Che momento è per sedere nel dicastero in cui siede? È il momento in cui siamo ancora più mh, chiamate rispetto ad altri magari tempi storici, ad una eh, responsabilità, ma direi oso dire anche ad un coraggio e ad una passione un po' inedite che si facciano carico dell'esperienza, dell del già vissuto, del percorso straordinario che tante donne, e complessivamente il nostro paese ha fatto, ha fatto in questi ultimi anni, ma oggi è, è il tempo rispetto al quale questa riflessione deve assumere i contorni di scelte di concretezza, eh, non solo da un punto di vista delle politiche da mettere in campo, ma da quell'approccio culturale. Io ehm, sono rimasta colpita da, dalle parole che abbiamo appena sentito. In qualche modo credo che eh, il vero cambio di paradigma possa consistere nella promuovere e nell'assumere consapevolezza e quindi poi dare forma e seguito a questa consapevolezza che oggi l'esperienza al femminile deve diventare esperienza abilitata a costruire l'oggi e il futuro che ci attende. Parlare di esperienza al femminile significa che dobbiamo abilitare la, la visione eh, declinata, diciamo. Femminile in tutti i contesti di vita, dal linguaggio al racconto, alle parole, al modo in cui costruiamo le regole e il nostro vivere sociale. Perché altrimenti quella visione neutrale che annichilisce le differenze e che in qualche modo ci porta ad una neutralità di esperienza di cittadinanza, che poi, in modo più o meno strano, assume i tratti del maschile, perché è così è stato storicamente credo vada a privarci invece di un arricchimento necessario. Nello stesso momento, però, non dobbiamo nemmeno farci promotrici di pari opportunità a tutela delle donne e per le donne, ma in una ricomprensione inclusiva delle diversità, comprese le diversità di genere, costruendo percorsi eh, non solo possibili, ma necessari di relazione eh, pensiamo al tema educativo, per fare un esempio molto concreto. Tipicamente il tema educativo nella nostra società è stato assegnato alla figura materna, quindi a quella femminile. In realtà un'educazione a tutto tondo comprende. Lo sguardo e l'approccio anche maschile, quello paterno. Ecco perché se noi vogliamo oggi promuovere, e come stiamo facendo, per esempio, il congedo obbligatorio per i padri, non lo facciamo solo per affermare che per le donne dobbiamo in qualche modo alleggerire un carico domestico, ma che deve esserci una necessaria condivisione e corresponsabilità proprio per compiere complessivamente il processo educativo, che deve vedere presenti due protagonisti certo. con ruoli diversi. E quindi però entrambi chiamate ad un esercizio di responsabilità e di corresponsabilità e di condivisione. In questo modo liberiamo le potenzialità al femminile in tutti i mondi, compreso quello del lavoro, ma in qualche modo disegniamo una società in cui davvero c'è la parità e la parità è non solo a tutela di diritti di un singolo, ma a tutela dello sviluppo complessivo dell'intera comunità. Ecco, con questa nuova visione sulla parità di genere credo che... Do Dobbiamo e possiamo fare un cambio culturale così a partire dal linguaggio, dall'esperienza, dai racconti, dall'empatia in tutti i mondi. No? Non ci sono dei mondi che sono al maschile e del mondo e al femminile. Tutti i mondi, dalle materie STEM all'arte, allo sport, devono poter includere avere in una doppia, una doppia una visuale, racconta. diciamo, un doppio, un doppio racconto. Che è qualcosa di, di, di simile, ci diceva ieri Maura Gancitano, la filosofa Maura Gancitano. Dicendo, ha usato un'espressione molto efficace, cioè con, con le disparità si racconta solo un pezzo della storia. Quando, quando si dà pari opportunità a tutte le, le angolazioni di, di essere rappresentate, si racconta una storia tutta intera a beneficio di tutti e non solo delle minoranze che vengono recuperate. Però noi siamo a, a tre giorni dal 25 novembre, quindi non, non posso non, eh, non interpellarla anche su, sui temi legati alle violenze eh, di genere. E, eh, in particolare però vorrei, eh, come dire... Eh, eh, la sua, la, la, il suo contributo su quello che è stato messo in campo eh, in questo anno così difficile anche per quanto riguarda le violenze di genere, ce lo dicono i dati eh, sui femminicidi dell'ultimo anno, ce lo dicono le chiamate eh, alla, al 15-22, tutti i, diciamo gli indicatori ci dicono che è stato un brutto anno anche su questo fronte. Ci, ci dice in estrema sintesi che cosa è stato messo in campo per far fronte all'eccezionalità di questa situazione? La violenza contro le donne è un fenomeno che non è nato nel periodo del ma che è stato amplificato, l'unico reato che non solo non ha visto una diminuzione, ma anzi un esacerbarsi. Il primo elemento è stato un tema di campagna di comunicazione perché dobbiamo, e abbiamo voluto, e dobbiamo continuamente dire alle donne che non sono da sole che anche nell'isolamento, nella solitudine nella quale spesso la violenza vuole tenerle relegate, c'è una comunità pronta ad accoglierle e ad aiutarle. La rete dei centri antiviolenza, delle case rifugio, ma tutto eh, il tessuto istituzionale, le forze dell'ordine. Quindi una campagna straordinaria di promozione del numero 1522, che è il numero a cui rivolgersi per chiedere aiuto, denunciare una violenza, l'implementazione del servizio con una maggiore anche... Eh, disponibilità dell'app sempre legata al 1522 e un investimento anche straordinario di risorse per aiutare i centri antiviolenza e le case rifugio di ulteriori 5 milioni e mezzo rispetto ai 30 Erogati a inizio anno per il 2019, i 28 milioni invece di quest'anno che arriveranno adesso diciamo sempre alle regioni, ma questi 5 milioni e mezzo che abbiamo stanziato quest'estate direttamente ai centri servivano per coprire diciamo le spese eh, che questi hanno sostenuto. Però accanto a questa diciamo. Eh, Rete di investimento sull'aiutare, accompagnare le donne, abbiamo inteso anche costruire dei percorsi di cosiddetto empowerment, cioè di autonomia, di libertà per le donne, promuovendo la loro eh, autonomia finanziaria, perché la violenza economica è un una violenza che viene esercitata contro le donne, ma è anche ad ostacolo per il loro riscatto. Perché certo. una donna che non ha un'autonomia finanziaria, per sé, i suoi figli, è una donna che è prigioniera, certo della violenza quindi un microcredito per le donne vittime di violenza con un fondo di garanzia di 3 milioni di euro del, del mio ministero un ulteriore fondo sempre di 3 milioni di euro quello verrà erogato tramite le regioni per un sostegno economico alle eh, donne vittime di violenza più complessivamente un investimento straordinario sul lavoro femminile che abbiamo messo in legge di bilancio la decontribuzione della scuola femminile l'imprenditoria femminile per la prima volta un fondo da 20 milioni eh, molto significativo e nell'ambito del piano che eh, ho voluto presentare e è entrato nel piano del governo per la next generation EU in misure all'interno di un classe di empowerment femminile Prendono anche un progetto di ehm, inserimento lavorativo per le donne vittime di violenza. Adesso, adesso ci arriviamo perché sul cluster vorrei chiederle alcune cose specifiche, però prima volevo eh, chiederle del, del piano strategico triennale, no? che è una, uh, un altro strumento che segna un po' un cambio di passo anche nella gestione di questi temi e di questi, e di questi problemi, perché finora non ce l'avevamo per esempio mai avuto un piano strategico triennale e, eh, e, e quindi viene da, da dedurre, non abbiamo affrontato finora il problema con una visione pluriennale al problema. ora Lei faceva riferimento alla decontribuzione fino al 2029 che è già un primo passo appunto per gettare eh, diciamo, la, la soluzione un po' più là nel tempo, ma il piano, il, il piano strategico triennale in che cosa segna questo, questo scarto rispetto al passato? Sì. In realtà il piano strategico nazionale per il contrasto alla violenza contro le donne è già stato introdotto nel nostro Paese nel 2016 ad applicazione della Convenzione di Istanbul e ha disegnato un approccio strategico multidimensionale alle politiche di contrasto alla violenza contro le donne e si è creata una governance nazionale che prevede la presenza di più soggetti, vari ministeri competenti, livelli eh, regionale, locale, quello nazionale, la rete dei centri antidivolenza delle case a rifugio, le parti sociali. A questo ovviamente però si deve affiancare, ed è questa la novità, anche una promozione di, una di un piano strategico sulla parità di genere complessiva. Questo è il piano di cui oggi il nostro paese non è ancora dotato e sul quale stiamo iniziando a lavorare. La parità di genere credo che sia anche una precondizione necessaria per poter debellare definitivamente anche il fenomeno della violenza contro le donne. Ma in concreto, il, il piano strategico ternale per la parità di genere in che cosa si articolerà? Cioè, ci può fare de degli esempi? Allora, il piano strategico triennale per la parità di genere deve iniziare adesso nella sua costituzione, convocherò eh, un primo, diciamo, un primo tavolo che ha visto eh, la call eh, di tante con una risposta di tante realtà femminili che lavorano nell'ambito femminile, partirà da una prima riflessione che è nata anche in seno al mio dipartimento a seguito della costituzione di una task force Donne per il nuovo rinascimento, quindi i, I macro temi riguarderanno la rappresentanza femminile in tutti eh, diciamo, i luoghi decisionali, compresi quelli istituzionali. Quindi, un ragionamento sulla parità di genere, la presenza di genere e di rappresentazione femminile in tutti i contesti, dalle commissioni di concorso per intenderci, ai consigli comunali, a, ai processi elettivi e ai processi di nomina. Un tema che riguarda il lavoro femminile, quindi il tema, il macro tema del lavoro femminile. Ci sarà un tema sulla formazione, in particolare con un'attenzione che vorremmo porre alle materie STEM, alle materie del digitale. Un cambio di paradigma, di comunicazione, di approccio culturale, come dicevo prima, che deve ridisegnare un approccio culturale femminile. Poi ovviamente deve esserci anche qualcosa che vada a... Come dire, eh, valorizzare, sostenere anche eh, le esperienze di sostegno alle fragilità perché ci sono donne che, per esempio, nel caso delle vittime di violenza, che hanno bisogno anche di sostegni, di, di prossimità da parte della nostra comunità. E in, in questo approccio più sistemico rientra anche, rientrano anche gli otto progetti del cluster dell'empowerment, cui faceva riferimento prima. Gli otto progetti che avete messo a punto eh, nell'ambito del, della programmazione legata al Next Generation EU. In particolare, uno di questi otto progetti, quello sul gender mainstreaming. Può, come dire, di, mi viene da usare rischia, rischia di avere un impatto importante su, 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 su questa visione dell'Italia femminile plurale che stiamo cercando di disegnare in queste sere. Ci, ci racconta come, come impatterà, come verrà messo a terra. È un rischio che spero che si tradurrà davvero. Codiamo volentieri tutti. Lo codiamo e speriamo che, che, che avvenga questo. La parità di genere è stata una delle missioni che il governo ha colto di inserire come missione eh, dell'Italia, consapevole che la parità di genere non sia, ripeto, quello che ho detto all'inizio, non è semplicemente la tutela di diritti da preservare per le donne, ma è eh, un diritto complessivo, cioè solo una parità di genere effettiva potrà tutelare il percorso che vogliamo avviare verso un percorso davvero di investimento di sviluppo. Non è un caso che nell'ambito dell'agenda dello sviluppo sostenibile la parità di genere e l'empowerment femminile rappresentano uno degli obiettivi, oltre a permeare in qualche modo in modo trasversale tutti gli altri. Il tema eh, della, del gender mainstreaming è come dire, antico, tra virgolette, perché è una delle priorità che era già nata nella conferenza di, di, di Pechino di 25 anni fa. Oggi è nella strategia europea sulla parità di genere che è stata promossa dalla commissaria Dalli, con cui siamo in stretto contatto e cooperazione proprio per una visione europea anche di queste politiche. L'idea di fondo è che tutti i progetti del piano verranno... Sia nella fase della progettazione puntuale che nella fase poi della valutazione, costruiti con il criterio, diciamo, del discernimento dell'impatto sulla parità di genere. Questo sostanzialmente è per quello che ci eravamo detti prima: cioè se vogliamo raccontare una storia intera, deve essere una storia che nell'essere scritta e eh, diciamo anche nell'essere verificata comprende le due diversità le diversità, quella maschile e quella femminile. Quindi questo impatto sulla parità di genere, cioè sul, sul tema del femminile, andrà a essere, per esempio, a, a permettere di valutare tutti i progetti che si metteranno in campo nell'ambito del green e del digitale. E questo significa, per esempio, che nel mondo del digitale, nel quale oggi le donne sono meno presenti purtroppo rispetto agli uomini, sia per formazione che per ruoli, noi dovremo e lo faremo valutare quanto questi progetti invece devono essere inclusivi di una visione al femminile, perché gli algoritmi del futuro che noi andiamo a scrivere con il piano della next generation o sono scritti anche con lo sguardo femminile o saranno ancora più diciamo con un effetto di esclusione della parte femminile, questo è il rischio che non vogliamo correre. Quindi anche la campagna dell'Alfovit che è stata promossa con grande Penso ispirazione anche a livello europeo, siccome in realtà eh, per come è costruito la Next Generation vede un terzo di investimento sul green, uno sull'inclusione, un terzo sull'inclusione, un terzo sul digitale. Noi come Italia usiamo questa costruzione alpha nel senso che tutte le misure devono avere questa diciamo progettazione e il monitoraggio di impatto su eh, entrambi i sessi quindi sia sul femminile che il maschile eh, però eh, concorderà col fatto che si possono mettere in campo tutte le risorse disponibili si possono eh, diciamo eh, ideare tutti i percorsi virtuosi possibili ma se non si innesca un cambiamento anche culturale eh, diciamo tutto cade nel vuoto o comunque tutto diventa molto più difficile da da, da far sfruttare no? anche, anche gli sforzi che, che si stanno facendo. E ieri parlavamo con, con la, la, la professoressa Ercoli Finzi che parlava della sua esperienza di prima laureata al Politecnico di Milano in Italia in, in ingegneria aerospaziale e, e auspicava l'idea che le giovani donne si rivolgessero alle materie scientifiche almeno quanto eh, i giovani eh, uomini. Questo però non, non, diciamo, culturalmente non viene naturale, no? le materie scientifiche sono tradizionalmente più appannaggio degli uomini, però come faceva notare lei eh, adesso, l'esclusione adesso delle giovani donne da quei settori significa un'esclusione anche sul lungo periodo perché il mondo va in quella direzione. Ci saranno delle, delle misure specifiche anche per incentivare l'adesione alle materie scientifiche da parte delle studentesse? Sì, eh, il cambio di cultura lo si riesce a provocare mh, anche facendo, come dire, promuovendo una concretezza di esperienze diverse. Cioè, noi eh, a volte dietro al prima dobbiamo cambiare l'approccio culturale e poi riusciremo a cambiare la prassi, il vissuto. In qualche modo, la cultura e il vissuto sono come in una simbiosi di un divenire di contaminazione reciproca e si alimentano, no? È Quell'essere, quel divenire. Che sono gli elementi anche di un processo culturale. E per cui noi, attraverso queste azioni, vogliamo cambiare lo sguardo culturale. Per esempio, sulle materie STEM, nell'ambito della Next Generation ci sarà un piano importante, è stato un capitolo fondamentale nell'ambito del documento Donne per un nuovo rinascimento, che ho già citato. Perché le materie STEM sono strumento di empowerment, sarà anche, lo è stato dichiarato già. Nella riflessione, per esempio, del G7 eh, di Taormina nel 2017, lo vorremmo riporre come tema nella presidenza italiana del G20 per il prossimo, per il prossimo anno. Cambiare, però, eh, non si tratta solo di incentivare le ragazze a intraprendere carriere STEM, si tratta di costruire percorsi educativi che includano e avvicinino l'esperienza femminile oltre a qualsiasi stereotipo. Questo significa, per esempio, un cambio di approccio didattico verso la matematica a partire dalla scuola primaria, dai primi anni di apprendimento, perché è già lì che si apre un gap tra le ragazze, tra le bambine e i bambini, in una sorta di, come dire, astensione del femminile dall'entrare in questa materia, che invece, se interpretata anche al femminile, si arricchisce perché il modo in cui le stesse donne vivono le materie STEM è diverso a volte da quello degli uomini e eh, comporta anche un approccio eh, multidimensionale, anche un po' più umanistico, un po' più rinascimentale, che ha un valore aggiunto anche nello sviluppo della ricerca scientifica. Quindi è un lavoro di carattere educativo a partire dai primi anni, noi porteremo avanti un progetto anche con il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università Ricerca, un tavolo interministeriale sulla... Eh, L'insegnamento l'apprendimento della matematica come precondizione per l'introdurre le ragazze alle materie STEM, stiamo promuovendo iniziative. Per esempio, quest'estate abbiamo investito 3 milioni di euro per campus estivi per le ragazze, per avvicinarle attraverso anche un'educazione non formale, il gioco più laboratoriale alle materie STEM. Ci saranno tante iniziative culturali che stiamo portando avanti, grazie, per esempio. A, a, alle donne che ho coinvolto nella mia task force, Fabiola Giannotti a ersilia Vaudo, ehm, a Giorgio Albetino della Google, a Federica Mazzeni che è una giovane ingegnere. Quindi, une, donne dire, che costituiscono dall'altro anche modelli per le ah, giovani donne, al di là dell'apporto dell concreto ai singoli progetti. Ah, guardi, c'è un tema di donne modelli, ma c'è un tema di empowerment: c'è un dato molto interessante nei paesi dove eh, la parità di genere è meno garantita. Ci sono più donne che tendono a scegliere le materie scientifiche perché riconoscono che attraverso quelle materie al di là dei role model, hanno uno spazio di empowerment pe personale e di acquisizione di credibilità e agibilità maggiore. Quindi eh, oggi noi siamo chiamati a fare questo, cioè a far vedere alle ragazze che attraverso le materie STEM non solo entrano nel mondo del futuro, ma, ma ci entrano da protagoniste certo. per costruirlo, il mondo del futuro, e ne diventano protagoniste. Ministra, io la ringrazio davvero molto, non, il tempo a nostra disposizione è terminato, la ringrazio per essere stata con noi, le chiedo però telegraficamente un'ultima cosa, un, un, un aneddoto che la riguardi in cui abbia subito un pregiudizio di genere. Le è mai capitato di, di essere vittima di un pregiudizio di genere? Guardi, in realtà... Ehm... Diciamo, io sono stata fortunata perché ho, ho scelto una materia come quella eh, di matematica e, e quindi in qualche modo un po' la cosa l'ho rotta. Però mi sono trovata spesso in, eh, in molti convegni e in molti luoghi accademici guardandomi intorno vedendo Solo uomini. uomini. Davanti a me <ride> le posizioni di potere, le posizioni di decisione erano uomini e questo implicitamente ti dà un senso di discriminazione certo che, che speriamo debba come dire, essere qualcosa che ci lasceremo alle spalle presto io la ringrazio ancora molto grazie alla eh, grazie Ministra delle Pari Opportunità della Famiglia Elena Bonetti la invito a rimanere con noi perché adesso eh, Enrico Farnedi ci fa ascoltare un altro brano non sei per nulla obbligato a comprendermi, quasi non sento il bisogno di insistere. E tu che mi offrivi un amore di plastica, ti sei mai chiesto se onesto fosse illudermi? Ricorda tu sei quello che non c'è quando io piango e tu sei quello che non sa quando è il mio compleanno quando vago nel buio ma come posso dare l'anima e riuscire a credere che tutto sia più o meno facile, quando è impossibile. Volevo essere più forte di ogni tua perplessità, ma io non posso accontentarmi. Se tutto quello che hai da darmi è un amore di plastica. e tu sei quel fuoco che stenta ad accendersi. Non hai più scuse eppure sai confondermi. Ricorda tu sei quello che non c'è. Quando è il mio compleanno, ah, quando Ma io non posso accontentarmi, se tutto quello che sai darmi, no, non posso accontentarmi, se tutto quello che sai darmi è un amore di plastica, un amore di plastica, questa l'ho riconosciuta. <ride> <ride> Perché la scelta? Perché, eh, come sto facendo in queste serate, ho scelto canzoni di interpreti, in questo caso anche di autrici, eh, donne italiane che mi hanno colpito. E questa è una canzone di Carmen Consoli eh, con cui è venuta alla ribalta un bel po' di anni fa e mi ricordo che mi colpì tantissimo. Un pezzo di cultura musicale, <ride> musicale. femminile. E un altro... Pezzo prodigioso di cultura cinematografica, stavolta femminile, sarà eh, interpretato stasera dalla nostra prossima ospite, che non introduco io ma faccio introdurre da un video. E avete riconosciuto sicuramente tanti capolavori di Julie Taymor, la regista americana che è qui con noi stasera, è la seconda ospite, di. eccola qui, ben arrivata, ben arrivata signora Taymor, piacere di, di averla con noi. La sento molto poco, adesso sistemiamo, sistemiamo l'audio. Uh, lei ha diretto uh, capolavori come Frida, Across the Universe e parleremo uh, tra poco della sua ultima uh, fatica cinematografica. Però lei nel 2011, in un TED in California, che sono andata a recuperarmi, ha raccontato un aneddoto della sua vita personale uh, che, che ha costituito uno spartiacque anche della sua vita artistica e al termine del quale... Uh, L'artista deve essere fedele sempre a se stesso ma deve essere sempre consapevole che in ogni momento lì fuori c'è un pubblico e quel, e quel pubblico ha bisogno della luce. Ora, nei personaggi che lei sceglie di raccontare, che sono sempre un po' personaggi che vivono sul margine della, diciamo, della cultura dominante, eh, c'è un tentativo di, di portarli in quella luce anche come forma di critica sociale o siamo più nel campo della sua ricerca artistica personale? I think the, the like Penso che i vari personaggi come Frida Kahlo e uh, Gloria Steinem, Gloria Steinem uh, Lucy anche Lucy in Across the Universe, uh, sono have, personaggi uh, che I mean, hanno una missione like nella vita vogliono un cambiamento vogliono essere in grado di raggiungere degli obiettivi sentirsi soddisfatti coerentemente con le loro idee sono un'ispirazione per me non è una critica è piuttosto un'ispirazione per poter raggiungere obiettivi nella propria vita e avere un'influenza positiva sugli altri Io ho, diciamo, a me piace portare le persone in luoghi in cui non sono mai stati dove vogliono andare quindi se io sono ispirata dalla storia di, qualcuna, di qualcuno poi spero che possano ispirare anche gli altri ed è questa la sua missione non so non so se sia una missione o oh, semplicemente devo farlo Um, non è che abbia necessariamente una missione, piuttosto ecco, quello, questo è ciò che mi eh, ispira, quello che mi piace fare. Poi però c'è anche il Re Leone, eh, ci sono tutti questi altri, eh, l'Uomo Ragno ad esempio, che hanno altre storie da raccontare e comunque mi entusiasmano, mi entusiasmano anche loro. Se è d'accordo, vediamo insieme il trailer che qui eh, ancora non abbiamo visto in Italia della sua ultima opera, The Glorious. Vediamolo insieme. You're You wanna do. Taking to the road changed who I thought I was. Travel is the best education. It's the only education, really. I just returned from two years in India. <laughs> the stories I saw and heard are amazing. I'm gonna try you out on a fashion assignment. If you want me, love you. They give a pay cuts if you don't smile, if you don't fit into your costume. Or if we don't do the bunny dip while serving. I've been working nine hours with no break. Maybe we ought to join a union. Yeah. How about next time going undercover in the porno business? Those are too big. They hide your beautiful face. They're perfect. Those women in bunny outfits are gonna thank you one day. I have a fear of public speaking. What Dorothy and I have to say is too important not to say it. This is the year of women's liberation. A simple right to reproductive freedom is basic. We're here to make revolution, not just dinner. We gotta stop sucking and begin to bite! You're working from within the movement now. Change comes from within. Every minute is a chance to change the world. Where are you lesbians? What are you, the alternative? I thought I would talk about why Harvard Law School needs women more than women need it. How dare you! This is going to be a disaster. Stop the bus. You're broken down and tired. Are we there yet? Living life on a merry-go-round. This isn't the first time you've had knives thrown at you. Why didn't I object? Get out and slam the door. You will, lots of times. Speaking your mind will get you in deep trouble. The truth will set you free, but first, it will piss you off. I like the, way the road is messy, and the way the real life is messy, it leads us out of denial and into reality. It leads us on our heads. And into our hearts. We'll rise up and we'll do it a thousand times again. Non vediamo l'ora di vederlo. <laughs> È la storia di, di, di Gloria Steiner, un'icona femminista americana degli anni, degli anni 60, la leader del movimento femminista americano. Quanto è importante oggi, nell nella sua America di oggi, raccontare la storia di questa donna? La storia the story di questa donna è anche la storia delle altre the, donne con um, cui ha, ha lavorato, femministe in uh, incredibili uh, come uh, Belabsoc, uh, uh, Slope Kennedy. Dolores Tuerca, tante altre donne, e si vedono alcune di loro nel, nel trailer e anche nel film. Vedrete che ci sono altre donne che assieme a lei hanno creato questa rivista, questo giornale. Eh, sono state donne rivoluzionarie, hanno portato a un grande cambiamento. Questo film. È iniziato quattro anni fa e effettivamente eh, beh, quando Hillary Clinton ha perso le elezioni, o forse le elezioni sono state rubate, dipende dal punto di vista, però comunque noi abbiamo filmato eh, la marcia delle donne a Washington che fa parte del film e quello che si vede nel film è che effettivamente non è cambiato niente assolutamente, anzi le cose sono tornate indietro, siamo andati indietro. Se guardiamo il film ora, penseremo, ma guarda un po', non è cambiato. Nulla. soprattutto in America attualmente purtroppo abbiamo questi problemi dell'aborto, dell eh, l'uguaglianza, il razzismo, eh, una società molto sessista, maschilista, quindi Spero, spero che con questo film, che l'abbiamo fatto eh, per renderlo sia interessante che anche un uh, film piacevole da guardare. Non ci deve solamente insegnare una lezione, ecco, è un film femminista, sì, ma umanista, ecco. Femminista e umanista, non è solamente per le donne, assolutamente. E effettivamente gli uomini che hanno lavorato al film e che hanno già visto il film lo amano veramente, allo stesso modo delle donne. È la prima volta in cui vediamo le donne che supportano le donne, alle quali piace lavorare assieme. E l'uomo non è il punto focale della loro vita. Quindi non si parla del fidanzato, dell'uomo, eh, gareggiare per conquistare un uomo e tutte le cose negative che vediamo attualmente, che vediamo tra le donne, ma anzi vediamo donne appassionate che hanno una missione, una vera e propria missione, cioè uscire, uscire fuori per la strada, un movimento molto importante. E una di loro è morta quest'anno, però comunque. Ecco. Non sarebbe mai stato possibile cambiare le leggi, le leggi che fortunatamente abbiamo, che però ora sono in pericolo e il pericolo è che vengano modificate. Quindi secondo me il film è fondamentale, assolutamente, forse più fondamentale oggi piuttosto che quattro anni fa. E lei crede che l'elezione di Kamala Harris alla vicepresidenza degli Stati Uniti possa in qualche modo contribuire a cambiare, a innescare un cambiamento culturale che ponga un argine a, quelle, a quei problemi di cui parlava ora? Oh, I don't think No, non credo che riusciremo a fermare queste problematiche. Ma un po' come quando ha perso Hillary, due anni dopo, molte donne sono riuscite ad entrare nel sistema, molte più, persone, molte più donne sono entrate nel congresso. Quindi. Beh, sicuramente più donne abbiamo eh, a questi livelli eh, più altre donne sono ispirate quindi io assolutamente vorrei che Kamala eh, fosse presidente eh, però comunque il suo ruolo sicuramente aiuta a altre persone altre donne ad essere ispirate donne nere ad esempio eh, beh, però comunque sicuramente la la storia di Biden è stato aiutato moltissimo dalla cultura afroamericana. Lei affida il volto di Gloria Steinem a quattro diverse attrici che rappresentano quattro diverse fasi della vita della, di questa icona femminista. Ci dice in base a cosa le ha scelte, che cosa dovevano raccontare di Gloria Steinem quei volti? Per quale motivo ho scelto queste quattro sì. artiste o per, per quale motivo ne ho quattro? Tutte e due. <ride> <laughs> ok. Uh, well. Bene, allora inizio con Giulia Moore lei eh, aveva sempre seguito questo progetto anche prima Gloria di iniziare a pensare alla produzione e lei ha una grandissima passione per questo argomento e per la vita di Gloria questo film occupa eh, il periodo diciamo degli 80 anni di vita di Gloria per questo motivo non sarebbe stato possibile avere solamente una donna o due donne avremmo avuto bisogno di quattro una donna di 60 anni una di 12 anni, eh, Alicia che eh, occupa il periodo diciamo 20-24 anni e poi abbiamo Lulu. Eh. E abbiamo anche alcune immagini di Gloria Simon nel film. Quindi 80 anni, 80 anni. E la cosa che ha voluto fare è che interagissero tra di loro. A volte entrano nelle scene. A volte la giovane Alicia, quando non ha una risposta a una sua domanda, beh, arriva la Gloria più anziana che entra e le dà una risposta. Una risposta che, eh, che avrebbe voluto avere vent'anni. Prima, quindi c'è molto humor, molta ironia in questo film. Diciamo che è un viaggio fuori dal tempo. L'avete visto anche nel trailer: avete visto un uh, autobus a Greyhound bianco e nero. Eh, quindi è come un viaggio di un autobus fuori dal tempo e le quattro glorie viaggiano su questo autobus, a volte è vuoto, a volte è pieno, a volte ci sono due di loro, a volte ce ne sono quattro e sono in grado di parlare tra di loro, di ricordare il passato oppure eh, sono in grado di farsi domande, aiutarsi. E perciò io ho usato queste quattro attrici per rappresentare questa storia epica e anche l'autobus, autobus bianco e nero che ci permette di andare avanti e indietro nel tempo. E a proposito di andare indietro nel tempo, lei eh, nella, nella sua eh, diciamo, carriera teatrale e cinematografica ha spesso eh, frequentato la mitologia. Eh, la ragione per cui frequenta il mito ha a che fare col fatto che spesso i pregiudizi e le disparità affondano le loro radici in figure mitologiche che in qualche modo li, li, le fondano, quelle disparità ma i miti eh, diciamo che sono delle storie che ci aiutano a capire l'umanità semplicemente questo ad esempio il re leone è eh, la storia del figlio prodigo è la storia che tutti devono capire è la storia fondamentale del figlio che ha bisogno di uscire di casa allontanarsi dai genitori per poi poter tornare ed essere leader, ci sono dei miti, soprattutto la mitologia greca, ma anche quella scandinava, sono l'origine di tanti film, ad esempio Spider-Man, l'uomo ragno, si basano tutti sui miti, sono archetipi, e quindi ad esempio nella in mitologia indiana Thomas Mann ha scritto una, una storia, in, in inglese è Transposed Ahead è il titolo, e quindi se si tratta di una storia triangolare mh, per eccellenza di come far sì che l'intelligenza, la sessualità eh, siano tutte incarnate all'interno di un mito. È una storia meravigliosa che io poi ho, eh, ho cercato di. per la quale ho cercato di effettuare una trasposizione in una storia occidentale, eh, ai tempi contemporanei, però comunque sono miti, miti antichi. Anche Shakespeare ha capito l'importanza della mitologia. Moltissime delle sue opere sono ispirate dalla mitologia greca. Eh, metamorfosi eh, moltissime delle leggende antiche, delle so, I, storie antiche. Quindi ritengo che esistano così tante storie e ciò che le rende uniche è come, exactly. si storia, come, come si racconta in la in storia effettivamente, quale sia il significato, come si racconta la storia. Se guardiamo l'India, l'Indonesia, questi paesi, la mitologia viene raccontata in questi paesi di continuo, di continuo ma non è mai una ripetizione perché l'artista offre una prospettiva nuova ogni volta. Quindi penso che questa sia la cosa più importante che facciamo noi come artisti, ovvero non mettiamo una telecamera direttamente di fronte a quello che vediamo di fronte a noi, ma piuttosto eh, offriamo il nostro approccio, mettiamo la telecamera qui, 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 con una prospettiva diversa a 360 gradi e quindi il pubblico ha l'opportunità di vedere una storia, di pensare, di conoscere ma in realtà da un punto di vista diverso. Ecco questo è quello che facciamo noi artisti. Ed è la dimostrazione che la moltiplicazione dei punti di vista produce solo cose buone. Lei prima ha citato eh, William Shakespeare, con cui lei ha un rapporto diciamo, interlocutorio, quantomeno eh, tanto interlocutorio che nel 2010 ha chiuso la mostra del cinema di Venezia con una sua versione della tempesta in cui Prospero diventa Prospera. Eh, ci racconta da, cosa, da quale esigenza è nata la necessità di, appunto, di, di raccontare la tempesta da un punto di vista di una protagonista femminile? Ma ehm, avevo già diretto tre volte La Tempesta eh, al teatro, tre volte con un uomo, e andava benissimo. Però poi quando ho pensato di eh, farne un film. Non ero sicura di quale attore maschile scegliere in quel momento e ho pensato che peccato ci sono grandiose artiste, ad esempio attrice Meryl Streep o altre grandissime attrici per quali che peccato che non possano, um, non possano rivestire un ruolo importante per un'opera per una, un di Shakespeare e quindi ecco mi si è acceso una lampadina, mi si è acceso una lampadina e ho pensato beh, cioè Helen Mirren ad esempio potrebbe funzionare se Prospero beh, se Prospero venisse trasformato in Prospera quindi in un personaggio femminile non credo che tutti i ruoli di Shakespeare possano funzionare in questo modo perché comunque ci sono differenze tra uomini e donne, tra leader maschili eh, e femminili, o, ecco. Eh. Però, però, dato che la tempesta. Uh, a riguarda una storia di eh, magia, un duca, un duca al quale il proprio regno è stato rubato eh, perché è criticato e denunciato di stregoneria, ecco sicuramente si poteva effettuare una trasposizione e ehm, scegliere una donna. Nel passato, a quei tempi, le donne venivano eh, uccise per essere streghe perché accusate di essere streghe quindi quindi ci ho pensato, ho detto Helen che cosa ne pensi di questa idea Helen Mirren e lei ha assolutamente accettato, ha detto sì sì assolutamente lo posso fare, quindi abbiamo letto assieme durante una cena con attrici meravigliose a cena e ho modificato alcune parole, ovviamente ho dovuto trasformare da maschile a femminile le cose necessarie ovviamente per renderlo efficace a livello linguistico, poi ho pensato, beh, beh diamo uh, il ruolo di protagonista alla, ad una donna e, Secondo me molti aspetti di quest'opera hanno assunto una dimensione ancora più profonda. E, beh, ovviamente diciamo che i puristi <ride> <probabilmente> <ride> non, non, sicuramente ancora non sono d'accordo, ma da allora, dal 2010, ho visto sempre più donne rivestire per, per personaggi e, e molto importanti e protagonisti anche nelle opere di Shakespeare. Signora Tamor, io la ringrazio davvero molto di essere stata con noi non vediamo l'ora di vedere il suo The Glorious anche in Italia, aspettiamo anche lei in Italia appena vorrà e si potrà e, e assieme a lei ringraziandola ancora ascoltiamo un contributo musicale di Enrico Farnedi grazie Thank you, bye bye fammi vedere la cattedrale più bella del mondo è più bello quel tiglio nel giardino giù in fondo, fammi sentire la canzone più dolce del mondo. Canta meglio quel merlo, basta solo ascoltarlo. Ho voglia di fare e non mi importa da che parte comincio. Corri a prendere il gatto, provo a farvi il ritratto e lascia la finestra aperta. Se hai freddo prendi una coperta, voglio sentire fuori il vento che canta. Puoi ricamare con il pizzo su stoffe da sogno, ma non gli leghi le scarpe, no, alla tela del ragno. E le balene sono grandi, ma galleggiano bene, non gli serve il timone. Ce l'hanno dentro la direzione. Lascia tutto aperto. Fuori sembra un concerto. Fammi cantare. Quando canto trovo la direzione, non sarò una balena. Ma mi piace la sensazione. E lascia la finestra aperta. Se hai freddo prendi una coperta, voglio sentire fuori il vento che cambia. Fammi vedere, è più bello quel tiglio. Fammi sentire, canta meglio quel merlo. Anche questa, <ride> perché gliel'ho <ride> chiesta prima. Fammi vedere. Fammi vedere. Sì, anche... Cosa? Fammi vedere <ride> limiti. i limiti, limiti dell'arte de, dell eh, eh, nel confronto con la natura. Questa è una mia opinione, ma non solo mia. Eh, però comunque, l'ispirazione non la si può fermare, il confronto è sempre impietoso, ma bisogna continuare a produrre. Bisogna continuare a produrre, che è un ottimo assist sì, sì. per quello che è successo durante il lockdown con la nostra prossima ospite. Io la presento e sono emozionata perché è in presenza, cioè è qui con noi Silvia Camporesi. Prego, Bentura. non posso neanche fare gli onori di casa, stringere mani, cose. Vabbè, comunque siamo più vicine che con la signora Temo, quindi sì. già, già va bene Silvia Camporesi, fotografa, eh, una delle fotografe. Che fanno parte della mostra essere umane, che avrebbe dovuto aprire i battenti diciamo, in questo periodo e che per ragioni eh, di eh, diciamo, stravolgimento del cartellone causa pandemia è stata rimandata, ma solo rimandata al prossimo anno. Eh, in questa mostra lei espone quattro fotografie che vedremo nel corso di questa chiacchierata, la puntelleranno e le commenteremo insieme, però prima di, eh, di cominciare a, appunto, a vedere anche qualcuna delle sue delle sue foto, ehm, comincio con una domanda proprio basica che si rifà con, con, diciamo, con il tema di questa sera e di questo festival. Esiste uno sguardo fotografico ovviamente femminile diverso da quello maschile? Cioè lei sarebbe in grado di riconoscere, tipo Michele l'intenditore, <ride> una foto scattata da una donna eh, da una foto scattata da un uomo? Per, la larghe linee ovviamente, sì. io esagero. Guardi, ehm, è una domanda che mi sono posta in passato e devo dire che ancora non ho una vera risposta, nel senso che eh, sì, in certi casi forse lo sguardo è evidente, ma in altri casi eh, tendenzialmente non lo è. E le faccio un esempio, lei ha citato questa mostra che è slittata. E in questa mostra c'è fra le varie autrici una grande donna straordinaria che è Tina Modotti, morta giovane, a 46-47 anni, e la quale ha dedicato pochissimo tempo alla, eh, alla fotografia nella sua vita perché si è, diciamo, è stata fotografa per pochi anni, poi si è impegnata in politica e in altro. E ci ha lasciato delle immagini straordinarie. Ora io non direi che quelle immagini rivelano uno sguardo femminile, ma uno sguardo intelligente sul mondo. Quindi non, ehm, ecco, per fare un esempio, non, non trovo effettivamente questa diversità. Un discrimine e, così visibile e, tra, tra le due impostazioni. No, direi di no. Anzi, forse è, è bello trovare invece una, una persona diciamo, aperta al mondo e che quindi guarda in maniera importante. Adesso veniamo al suo disguardo, perché lei eh, non solo nelle, nelle foto che esporrà in essere umane, ma anche in, in altre eh, esposizioni, tu, eh, ce n'è una in corso a Roma in questo, sì. in questo momento, giusto? E lei le fotografa paesi sommersi, macerie, eh, luoghi dove non batte mai il sole, cioè nel senso di paesi dove non batte mai il sole, insomma, sono, sono luoghi eh, in qualche modo. Che, e le sue foto in qualche modo strappano a, a, a un'atmosfera mortifera e, e quindi le, le lancio lì una provocazione che fa, forse è più vera, eh, cioè, è più altisonante che vera, ma non è che lo sguardo delle, don, delle fotografe eh, abbia in più rispetto a quello degli uomini una sorta di intento... Eh, rivitalizzante della realtà, cioè la scelta, io penso a Letizia Battaglia che è stata oggi pomeriggio qui al festival e ha parlato tra le altre cose anche delle sue foto, lei fotografava la morte e come lei tante altre fotografe si sono eh, cimentate in, in soggetti mortiferi, eh, lei, lei ce lo rivede questo intento di strappare al, al mortifero la realtà? Sì, nel, nel mio caso assolutamente sì, è proprio una, una tendenza che ho sviluppato nel corso degli anni, e quindi in maniera anche un po' inconsapevole. Però la cosa che dice è molto vera, anche questa idea del fertilizzare no? l'immagine, la, la realtà. E il mio interesse è molto rivolto verso luoghi, eh, luoghi che in qualche modo scompaiono, quindi si perdono, vanno verso il buio e la mia intenzione è di riportarli attraverso l'immagine. Alla luce, quindi anche una luce anche metaforica, se vogliamo, di salvarli in qualche di modo. Di salvarli, di dare una nuova dimensione, una nuova identità. E in questa mostra, appunto, eh, il prossimo anno a questo punto ci saranno quattro immagini da un progetto che ho portato avanti per due anni: proprio di, ehm, diciamo, di catalogazione, anche se è una parola diciamo, scientifica, ma invece una visione poetica. Eh, di luoghi e paesi abbandonati in tutta Italia, quindi ho viaggiato per due anni alla ricerca di questi. Quanti ne ha girati di, di paesi? Perché noi le foto sono quattro, ovviamente non poteva esatto. esporle tutte nella mostra. Però, lei quante tappe eh, si è. Mm, diciamo, sul libro ci sono più di 100 immagini, 120. Di luoghi ne ho diciamo, visitati anche il doppio. Quindi l'obiettivo era mm, visitare ogni singola regione, in ogni regione. Dai, dai 5 ai 10 ai 20 luoghi a seconda della densità dell'abbandono e ho scoperto un, un mondo incredibile veramente abbandonato <ride> un mondo abbandonato un'italia come, come l'avrebbe chiamata Ghiri un'italia ai lati cioè che al di fuori delle rotte più classiche più... c'è un luogo in particolare che le, le ha fatto ma che ha impattato maggiormente sulla, sulla sua sensibilità in quanto, come dire, simbolico di un abbandono tondo. Sì, il luogo più incredibile è una, una, un ristorante a forma di nave, della grandezza di una nave vera, totalmente di cemento, eh, sulla cima di una collina, nelle a casa su sua proprio <ride> nelle Marche diciamo così quindi passando uno gira lo sguardo una nave questa di questa nave abbandonata che ci va a era un ristorante che si chiamava La Nave che poi è stato abbandonato e ed ora è nel frattempo abbiamo visto dalla regia mandare una delle foto della, della mostra Io, ecco ci, ci racconta ecco, questa, è. questa è un'altra storia veramente incredibile eh, siamo in Piemonte, eh, il castello di Rovasenda, altrimenti detto castello clonato, perché ha una storia curiosa, tipicamente italiana, niente da dire. La, la famiglia Rovasenda è una famiglia nobile che nel, nell'anno 1000 fa costruire un grande castello e a fine 800 un, diciamo, un presunto erede attende appunto di ricevere in, in eredità questo castello anche perché lo ha promesso alla futura sposa inglese. Le, le ha promesso che verrà. cioè di... se l'è venduto prima di averlo esatto. diciamo. in Italia in, in questo castello. Eh, però si scopre che questo erede non è un erede diretto e quindi viene escluso dall'eredità. Allora per. Mantenere la promessa alla sposa fa costruire un castello esattamente uguale a pochi chilometri di distanza dall'originale e anche più grande, ma decorato allo stesso modo. E vivono lui e la moglie fino alla morte in questo castello, che ora è completamente abbandonato. Quindi si può entrare. E cioè si entra e liberamente visitarlo. a sì. Così. <ride> tutta Adesso quella fatica per poi lasciarlo esatto. Però ecco, queste sono storie che ho scoperto Quindi la nave, il castello, ma tantissime altre luoghi E che luoghi sono diventate un libro Sono diventate parte di un, di un libro intitolato Atlas Italia Quindi raccontante degli viaggio. abbandoni italiani esatto. Però lei, eh, eh, ce n'è anche un'altra Questa è sempre il castello? O Questa un è, una, è una caserma, un'ex caserma archeologica Ok che ora è stata trasformata. Ecco, alcuni di questi loghi hanno subito una trasformazione, eh, diciamo un salvataggio che li ha portati poi ad essere impiegati in altre funzioni. Questo è diventato un luogo espositivo. Ma quindi... dopo la sua foto? <ride> <Quindi ride> Forse... l'ha salvato veramente. <ride> <No>. <ride> vorrei, vorrei avere questo merito, <ride> diciamo di no. <ride> Però eh, andare in giro per eh, tutte le regioni per due anni facendo centinaia a questo punto di tappe in luoghi remoti è adesso la dico male, è un lavoro da uomo. È un lavoro da uomo, lo confermo, <ride> lo, lo pensavo <ride> mentre la rivolta. È un letto. lavoro, cioè nel senso che lei è una, una mamma di, di famiglia, come dicono quelli a Modino. E, e, e visto diciamo, il tema di queste serate, diciamo, l'intento di capire in che modo si è squilibrato, nel caso del tema di stasera, la cultura, l'accesso, la fruizione e le possibilità di accesso alla cultura tra uomini e donne, io le chiedo, nei tagli di tempo cioè tutto questo, tutte le caserme, la nave di cemento, il castello eccetera è tutto da una pappa e... come sei sì, diciamo questo lavoro l'ho fatto prima di avere diciamo, famiglia okay. ho due bambine relativamente piccole quindi sono riuscita a farlo prima però eh, è vero, è un lavoro da uomo pericoloso e mi sono sempre fatta accompagnare da una figura maschile perché comunque i luoghi abbandonati sono diciamo, per natura pericolosi per vari motivi e, e, e quindi diciamo, per sicurezza ho sempre avuto degli accompagnatori proprio per non rischiare. Ma diciamo, dopo <ride> tutto il lavoro, che, eh, diciamo, con la famiglia, le cose sono chiaramente cambiate e, e il lavoro è diventato un qualcosa di più fluido no? che si inserisce nella vita del quotidiano. Con, eh. Lei lo dice bene, ma in realtà si incastra, non è si che incastra. fluido, si inserisce, cioè bisogna trovare il tempo tra una cosa e l'altra per farlo. Che per, dire, per chi fa lavori meno creativi del suo può essere più semplice, no? eh, ma un lavoro creativo, come si incastra con gli orari dell'asilo e le lavatrici e tutto il resto? Cioè, non è che uno può stare lì ad aspettare. No, l'ispirazione il momento buono lei, lei come, come le, le, le vorrei far vedere la mia giornata tipo proprio <ride> la, la, la corsa intanto ad arrivare all'asilo entro le 8.30 perché poi altrimenti no, con le regole nuove covid non si può più entrare quindi c'è questa ansia la mattina di consegnarle puntuali poi so che fino alle 3.30 diciamo posso dedicare tutto il tempo al lavoro e quindi quelle sono ore Diciamo concentrate, ma anche nella seconda parte della giornata, diciamo che le, oh, il mio studio è praticamente la mia casa. Quindi mentre cucino faccio cose domestiche, nel frattempo penso, telefono, faccio chissà, chi te mi inizia. conosce sa <ride> e, e continuo a lavorare ininterrottamente. E poi buona parte, devo dire, della sera e della prima notte la dedico molto. Al lavoro, per me ormai è diventata una, una normalità e quindi non, non, non sento, insomma. Quando ci siamo sentite per, diciamo, per conoscerci prima di questa chiacchierata, ha usato una definizione meravigliosa che era l'arte del tempo che avanza. <ride> <ride> Credo che sia, diciamo, potrebbe essere il titolo di molte delle storie che abbiamo raccontato e sentito raccontare. Questa foto, cos'è invece? Allora, questa è una foto a cui sono molto affezionata, siamo nel carcere di Pianosa e dentro a questo libro c'è proprio un focus sull'isola di Pianosa dove per tanti anni ci fu un carcere di massima sicurezza, poi chiuso mi pare fra gli anni 80 e gli anni 90. E grazie alla, diciamo, a un progetto commissionato dal Festival di Fotografia Europea di Reggio Emilia ho avuto la possibilità di accedere. Con le guardie penitenziarie, insomma quindi con tutti eh, gli elementi e le sicurezze del caso in questo posto incredibile, rimasto perfettamente congelato all'epoca della sua chiusura. E fra le varie stanze ho trovato questa, questa stanza in cui eh, effettivamente era sfuggito anche alle stesse guardie questo archivio, ehm, perché era una stanza abbastanza defilata, il posto era enorme. E, e quindi è un archivio distrutto che contiene tutta la storia del carcere, quindi in questa foto stampata molto grande è possibile leggere i nomi dei carcerati, le visite, i loro documenti medici. Quindi... Ma dopo la sua foto l'hanno recuperata, <ride> io sono quelli così come no, li vedono. Una... C'è stato un momento di. Ehm, si è discusso se si poteva esporre questa immagine, però poi hanno valutato che era passato abbastanza tempo. E dalla, dalla chiusura del carcere quindi erano documenti diciamo, caduti comunque in, non in prescrizione ma non erano più significativi e, e quindi è stato per me è stato una, un momento molto molto importante c'è ancora credo un'ultima foto della mostra che chiedo se è possibile di mandare perché poi vorrei eccola qui, qui siamo sempre a pianosa e questa è la mensa del, del carcere e anche questa è un'immagine Così, non dove ho trovato esattamente questa sorta di. di, di Giorgio Morandi <ride> al, dal vivo e, e l'ho fotografata. Quindi, questo è stato proprio uno dei momenti fortunati di questo viaggio, dove certi luoghi erano stati in, totalmente inesplorati. Un e un, una, una, un, una pioniera di, di esatto, luoghi abbandonati. Che, cioè. Questa è stata una grande, una grande fortuna, e devo dire, però, è stato un viaggio poi di due anni. Quindi. Eh, tanti luoghi non sono poi entrati nel libro, tanti, ho fatto tanti chilometri per raggiungere eh, borghi che magari non valeva la pena fotografare perché non avevano magari più niente. È Quanto stato è un... stato difficile selezionarne solo quattro per essere umane, per la mostra. Eh, questo è stato un lavoro che ho fatto assieme al curatore Walter Guadagnini che appunto ehm, ha il ruolo proprio di gestire il materiale e insieme abbiamo valutato quali immagini potessero essere significative di questo lavoro così corposo. Quindi um, attraverso uno scambio di, di varie email, alla fine siamo arrivati a queste quattro. Non è stato a certo, eliminazione diretta, esatto. tipo Wimbledon <ride> così, esatto. <ride> che avessero anche un senso diciamo, nella, nel progetto generale e anche che dialogassero fra loro. E lei dopo aver girato luoghi abbandonati si è ritrovata reclusa in un luogo che ogni tanto immagino avrebbe voluto come tutti noi abbandonare cioè casa sua <ride> e durante il lockdown ha trovato il modo di eh, continuare a lavorare sia pure diciamo, nella, nel, nella limitazione del, della libertà che, che, che tutti abbiamo, che abbiamo vissuto. Ne è nato Domestica questo, questo libro di eh, foto una al giorno? Scattate sì. dentro casa sua durante il lockdown. Ci spiega come, eh, nasce, com come nasceva la scelta dei soggetti? Perché insomma, dentro casa è tutto così consueto, così abituale, è difficile no? individuare degli spunti che non siano appunto i, i bambini che, che si fotograferebbero per sempre. Sì. Diciamo. Ma diciamo che dopo i primi 20 giorni di lockdown, ha iniziato veramente a. come penso tutti. <ride> A, così, a, a cercare una via di fuga e io penso che l'arte tendenzialmente sia una forma di autodifesa e quindi che salva eh, chi la pratica soprattutto in questi momenti e quindi ho fatto appello alla creatività e, e anche a un pensiero che è un po' il mio motto da, da sempre una linea al giorno, diceva questo pittore a pelle, <ride> e cioè lui ogni giorno tracciava una linea, era la sua regola, e, e questa è un po' la mia, la mia regola. Ogni giorno fare qualcosa anche quando sembra impossibile, come in quei giorni lì, per l'arte. Quindi mi sono data la regola di scattare una buona fotografia ogni giorno, diciamo, di quel mese che restava di lockdown, e non una fotografia col cellulare ma con la macchina professionale, quindi. Anche con un'attenzione verso le luci, gli spazi. E il senso era di eh, abituare gli occhi a vedere qualcosa di nuovo, perché la casa, insomma, no? la, la nostra ci, casa. Ci sembra così consueta: <ride> assolutamente invece. consueta. E quindi anche relazionandomi con le mie figlie, eh, c'era diciamo una sorta di gioco implicito di vedere qualcosa in qualcos'altro e quindi per esempio ci sono immagini di crepe di muro, una cosa che diventano delle isole, eh, ci sono oggetti che si rompono, c'è cioè questo piatto che si rompe, che diventa una sorta di eh, elemento no, che va oltre la sua funzione e, e poi c'è tutto un racconto che, che è parallelo alle immagini, un racconto di quei giorni. E, e nel racconto che faccio io, eh, diciamo, svelo un po' come sono nate queste immagini. C'è un'immagine a cui sono molto affezionata, di queste arance tagliate. Eh, Vediamo so. se sono così fortunata da, con nonchalance <ride> da trovarla. Lei continua i pudi e io faccio finta di... E stavo appunto preparando una spremuta e mia figlia si avvicina mentre appunto mi fermo, prendo la macchina fotografica e sto per fotografare e lei mi guarda e mi dice «ha cinque anni». Eh, esatto, dice mamma. Ma, ma le arance non si fotografano, si mangiano. Okay. Mi dice <ride> e lì mi, mi fa riflettere anche sul senso della fotografia, no? che cosa vale la pena fotografare? E, e qui dentro mi Mamma, cosa stai facendo? Esatto. <ride> E lei che... che gli ha risposto? E eh, Gli ha detto, no, sono belle anche da fotografare. <ride> Però c'è, cioè, al di là dell'incredulità, diciamo, delle, dell immagino anche delle sue figlie di vederla in giro per casa a scattare foto, c'è un aspetto de, di casa sua e del suo modo di stare in casa che ha scoperto fotografandola? Sì, per esempio abbiamo questo giardino molto bello, ehm, che non è grandissimo, però nelle immagini sembra sempre quasi un bosco, sembra enorme. E quindi ho scoperto per esempio che è una visione molto relativa, perché questo giardino che apparentemente sembra piccolo, nel momento in cui giocavamo a nascondino per passare il tempo, diventava enorme. Quindi, e anche la casa si allargava perché conteneva oggetti che <ride> dimenticavo di, di avere. E quindi è stato utile anche diciamo, come rapporto fra me e la, la quotidianità. Infatti, il titolo poi nasce da, questo, da questa domestica. riflessione. Eh, abbiamo visto eh, vecchi archivi, eh, castelli colonnati, carceri, arance tagliate. Il corpo nelle sue foto che, che ruolo svolge o ha svolto? Ecco, ha svolto: nel senso che forse qui mi ricollego alla prima domanda. Le, le, lo sguardo femminile, secondo me, nella fotografia si vede soprattutto nei primi anni, cioè quando una fotografa. Una donna comincia a fotografare e molto naturalmente si, si mette anche dall'altra parte della macchina fotografica, quindi c'è spesso la pratica dell'autoritratto e il mio caso anche, diciamo, non ha, insomma, ha confermato questa, questa tendenza. All'inizio, nei primi anni, ormai sono più di vent'anni che fotografo e quindi diciamo che eh, il, corpo, il mio corpo in particolare era molto presente nelle immagini. Eh, poi ho lavorato molto con la figura femminile, mh, figura femminile diciamo, ambientata nel paesaggio. Inizialmente era una figura ampia, cioè che prendeva buona parte dello spazio fotografico, poi pian piano si è allontanata fino a che non è uscita e mi sono concentrata ah, abbandonato i esatto, <ride> per avere solo eh, questo sguardo sul paesaggio. Cioè, non ho sentito più il bisogno di relazionarmi con la figura umana ma con lo spazio, e come diceva lei, uno spazio che è metaforico di un'interiorità, perché c'è sempre questo desiderio di tirar fuori qualcosa che è invisibile, quindi so, gli psicologi si potrebbero è divertire. Un percorso so, che va dal racconto di sé al racconto degli altri, mi sembra di... di... Sì, penso, penso che sia questo, è un racconto più, diciamo, eh, più generale dello spazio in cui viviamo, riflessioni sul, sul modo anche in cui... Stiamo no? in questi spazi, come li lasciamo, come li abbandoniamo, come ci riappropriamo e come la natura si riappropria di questi luoghi. Abbiamo solo un minuto e lo uso per chiederle, eh, lei prima faceva riferimento al fatto appunto che ci sono alcune attività dei fotografi che sono lavori da uomo, appunto. La fre frequentare luoghi abbandonati può essere anche eh, un, banalmente una questione di incolumità. No? Certo. <ride> cioè, ma ci sono. Ehm, altre spie di una disparità di trattamento tra fotografi e fotografe nel mercato della fotografia italiana non tanto la disparità eh, diciamo di trattamento quanto proprio la disparità di numeri nel senso che ci sono c'è cioè una fotografa ogni dieci e questo è una, un sondaggio che ho fatto anche per questioni di lavoro perché ogni anno conduco queste conversazioni con altri fotografi e mi rendo conto che è difficilissimo Provare trovare, delle, trovare delle donne secondo e... lei perché? Perché questo non lo so, sinceramente non lo so, non so se sia perché è un lavoro da uomini che o perché è un lavoro da uomini. Perché quando le donne cominciano ad avere una famiglia, spesso purtroppo, come diceva lei, questi lavori che non hanno una regolarità tendono a essere un po'... E che richiedono anche un certo nomadismo, abbastanza esatto. inconciliabile, insomma, con, forse con la Forse questa è una delle ragioni, molte donne fotografe, per esempio non hanno figli. Donne per dire insomma, cioè fotografi, ma per dire insomma artiste in generale. Quindi forse anche questo è uno dei motivi probabilmente il più è importante È stato i congedi parentali dei mariti delle fotografie Adesso <ride> parliamo <con la> <ride> parleremo Bonetti. di nuovo con, con la ministra Bonetti. Io credo che il tempo a nostra disposizione sia finito. Però io cioè, sono così poco abituata ad avere un ospite qui che le chiederei di restare e eh, di vedere con, con noi, con me e con il maestro Farnedi, un video. C'è una domanda che affligge l'umanità tutta fin da suoi albori e sulla quale si interrogano orde ed orde di studiosi e scienziati da secoli. Ma la cultura a che cazzo serve? Ecco, un famosissimo studio di una famosissima università americana pare aver dato una risposta a questa domanda che ci facciamo da sempre. La cultura serve a scopare. Questo è innegabilmente vero, abbiamo tantissimi esempi pratici e dimostrazioni scientifiche che ci diano prova di questo, però possiamo notare come quei casi in cui le persone depositarie di cultura effettivamente divengano una forte attrazione sessuale per il resto dell'umanità, in quei casi sono presenti degli altri. Elementi, diciamo, come ad esempio una elegante figura slanciata da gentiluomo di altri tempi, come nel caso di Alberto Angela, oppure un addominale scolpito, come nel caso di Stefano Massini. Ecco, in questi casi, se non ci fossero anche delle altre caratteristiche di attrattiva sessuale, la cultura da sola, per scopare, non basterebbe. Ma allora torniamo alla domanda principale. A che cosa serve davvero la cultura, questa caterva di informazioni che rovina in gran parte la nostra vita? La risposta è a niente. La cultura non serve a niente. Certo se escludiamo le attività quotidiane come cucinare un piatto di pasta, avere la macchinetta del caffè, poter prendere la macchina, poter interagire con le altre persone, poter dialogare, poter effettivamente venire a sapere e conoscere quello che hanno fatto le persone del passato per evitare di rifare le loro stesse cazzate. Ecco, se escludiamo tutto questo, la cultura non serve assolutamente a niente. Quindi possiamo dire che la cultura è inutile? Secondo me sì. Possiamo onestamente e sinceramente dire, e supportati anche da importanti studi scientifici, che la cultura non serve assolutamente a nulla, tranne che a vivere. curiosissima di leggere questi studi scientifici a cui ha fatto riferimento Martina Dall'Ombra, ovvero Federica Cacciola che ringraziamo per la, la chiosa con cui conclude questa serata ringraziamo ovviamente anche Sabika Sa Povia che ha aperto con la sua copertina gli incontri di oggi, il maestro Enrico Farnedi, la ministra Elena Bonetti Julie Taymore e Silvia Camporesi per essere stata qui con noi, nel senso proprio fisicamente qui con noi. E domani l'ultima serata del, del punto di vista della virgola si parlerà di futuro, e si parlerà di futuro con la filosofa Michela Marzano, con l'economista Enrico Giovannini e con il caporedattore economia del Corriere della Sera Nicola Saldutti. Quindi domani alle 20.30 qui, non mancate. Ciao, grazie a tutti.